Wow. Ma in che posto siamo? È una roba incredibile. Eppure ci siamo anche arrivati per caso, cioè siamo venuti col bus, dovevamo andare in un posto, per sbaglio ci siamo fermati a Pedro Ruiz, mi pare, sì, no? E niente, siamo finiti in un ostello, una ragazza ci ha detto che c'erano delle cascate enormi qua, in effetti adesso ne abbiamo mostrata una, ma ci sono tantissime cascate in tutto in questo posto. E la cosa incredibile è che voi adesso vedete la cascata che parte da lassù, però non finisce lì, perché dopo qua spiana, ma noi prima abbiamo visto da un punto panoramico che continua giù, quindi è proprio una cascata altissima. Si chiama Yumbilla, credo di pronunciare bene, Yumbilla cascata, catarata. Catarata. Ed è un po' stupendo, siamo... Praticamente ci stiamo avvicinando all'Amazzonia e è un posto, siamo ancora nelle Ande peruviane, però già si vede che sta cambiando tutta la vegetazione, un bosco bellissimo, ed è stata veramente un'impresa per arrivare qua, soprattutto ad arrivare a Pedro Ruiz, perché siamo, non lo so, i peruviani sono fuori testa. Eravamo in stazione a... dov'è che eravamo? A Pedro Ruiz? No, prima. A Piura. A Piura? Eravamo a Piura in stazione. Abbiamo visto da un servizio al telegiornale in stazione che gli autisti peruviani sono i secondi peggiori al mondo dopo la Thailandia. Faceva vedere tutti gli incidenti. faceva troppo ridere. Poi dopo, in realtà, quando siamo entrati nel bus... delirio, cioè nel senso, ogni tanto ci guardavamo e dicevamo boh, chissà se arriviamo a destinazione. Poi dopo c'è stato anche il problema che a me mi è venuto un ascesso ai denti e mi è salito il dolore mentre eravamo in viaggio. Ovviamente gli autisti, tutte le buche hanno preso, no? Tutte le buche, cioè che potevamo prendere. Poi suonavano il clacson a caso, non c'è... inchiodate, impazziti veramente. E io a un certo punto, perché se sei di buon umore lo prendi sul ridere queste cose, no? Ridiamo, no? Però quando poi dopo magari stai male, cioè i colpi che gli abbiamo mandati, io veramente gli ho detto non vi meritate un cazzo nella vita voi, stronzi. Dopo mi è dispiaciuto ovviamente, però lì veramente non ne potevo più. Comunque, questo probabilmente sarà l'ultimo messaggio che riceverete prima che ci addentriamo nella giungla, perché... La prossima destinazione si chiama Iquitos ed è un paese che è proprio nel mezzo della foresta amazzonica, e quello che ha di unico questo paese è che tu non ci puoi arrivare via terra, o meglio, ci puoi arrivare via terra, però ci sono due opzioni, non ci puoi arrivare via bus, ci sono solo due opzioni per arrivare a Iquitos. Una è con l'aereo, volando, e l'altra è con la barca scendendo il fiume, il Rio delle Amazzoni, e ovviamente noi due scoppiati che scelta abbiamo fatto? L'aereo ovviamente, no, col cazzo! La barca a 4 giorni! O 4 giorni di barca ci vogliono per arrivare! Di fila! Di fila, poi, manco si senza ferma. Fermarci! Incredibile, non so cosa faremo 4 giorni in barca, ovviamente probabilmente non avremo internet, non avremo niente. E dopo fortunatamente abbiamo saputo che Iquitos è un paese come un altro, anche se in mezzo alla giungla, e ci sarà internet, quindi poi vi aggiorneremo, perché ci saranno tante cose da dire a Iquitos se tutto va bene. E quindi niente, ti volevo dire babbo, dentro la giungla ci sono giaguari, caimani, anaconde, piragna, coccodrilli, quindi non ti preoccupare, va bene? Comunque okay. Fine della storia dell'autobus. E gran freddo, perché hanno buttato l'aria condizionata a 1000. Fuori era 40 gradi, noi con le magliettine, quasi senza maglia. E non ci hanno fatto prendere le felpe. No, i psicopatici, no, non ci possiamo prendere. Si fermavano a mangiare, possiamo prendere la felpe? No, boh, qualcosa barbottavano che non potevamo prendere le felpe. Il freddo proprio. Vabbè,
peruviani sono un po' lochi, però se riesci a prenderli bene sono simpatici. Saluto ragazzi. Dai. Guarda che roba, Jumbilla Waterfalls o cataratta.